identità che c'è tra il centro-sinistra e il centro-destra, perché l'emendamento proposto dall'ex ministro Gelmini, che potrebbe tranquillamente essere ministro anche di questo governo, essendo in perfetta questo governo continuità con quello di centrodestra precedente, propone di non solo è d'accordo con gli ambiti territoriali e con la chiamata diretta, ma propone addirittura di farli partire da subito e non dal 2016-2017, come è stato introdotto al Senato, ma soltanto per motivi tecnici e non certo per motivi ideologici o politici. Quindi questo emendamento noi siamo fortemente contrari perché noi invece contrastiamo la chiamata diretta, contrastiamo invece gli ambiti territoriali che sono previsti in questo disegno di legge, ma dimostra appunto la perfetta identità, la perfetta consonanza tra un centro-sinistra che ormai è praticamente identico, se non speculare, al centro-destra e al governo che fu Berlusconi, Gelmini, Tremonti. Grazie. Grazie a lei. Vi sono altri che intendono intervenire? Non mi pare. Quindi, con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo e dei relatori di minoranza, la votazione è aperta. 1.17 Gelmini. Abbiamo votato onore Dall'Osso, Venitelli, Fedriga. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 419, votanti 417, astenuti 2, maggioranza 209, favorevoli 61, contrari 356. La Camera respinge. A pagina 8 del fascicolo numero emendamento 1.19 Gelmini, se nessuno chiede di intervenire, con il parere contrario sia del governo che dei tre relatori, la votazione è aperta. Malisani. Abrignani. Garofani. Bene, altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 432, votanti 429, astenuti 3, maggioranza 215, favorevoli 62, contrari 367, la Camera respinge. Pagina 9 del fascicolo 1.22 Vacca. Se nessuno chiede intervenire, con il parere contrario del relatore di maggioranza e del governo e quello favorevole dei relatori di minoranza, la votazione è aperta. Ci siamo? Chi è che ha detto no? La votazione è chiusa. Presenti 432, votanti 416, astenuti 16, maggioranza 209, favorevoli 113, contrari 303, la Camera respinge. Siamo all'1.23, Pannarale. Prego, onorevole Pannarale. Sì, questo è un emendamento che facciamo al comma 69, che è un comma nuovo, uscito dal cilindro del Senato, dentro al quale nessuno aveva potuto guardare prima di vedere imposta la fiducia su questo provvedimento. Quindi, a scatola chiusa, i senatori si sono beccati anche questo comma 69. Ed è un comma che illumina in maniera ulteriormente chiara le incongruenze e le mistificazioni di questo governo, alla luce di quelli che erano stati gli annunci di settembre del Premier Renzi: elimineremo
quell'orrendo precariato e anche la supplentite. Peraltro, diciamo, segnalo quanto sia osceno il termine supplentite.